ragazzi, io sono Martina, My Vision Beauty. Oggi sono qui per un nuovo video e non lo inizio struccata. Dovevo assolutamente farvi vedere che cosa è venuto fuori e mettervi un po' di curiosità per il video di oggi. Oggi vedremo un sacco di prodotti luxury, prodotti o luxury o prodotti costosi. Comunque prodotti che costano molto, per testarli, metterli alla prova e capire se valgono davvero la pena. Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi qua sotto al canale se vi piacciono i miei video e se ne avete già visti altri, se no potrete andare a guardarli nel mio canale. Non riesco a parlare oggi, sono troppo emozionata. Aiuto! Oggi mi sento davvero super super expensive, molto classy. Mi piace molto il look che sono andata a realizzare, quindi prima di iniziare però volevo menzionare un nuovo brand di gioielli. Mi hanno scritto qualche tempo fa, ho adorato davvero tantissimo il loro sito, il loro Instagram, tutto il concept. Quando vedo una cosa che mi piace, che è esteticamente pleasing proprio. Allora, questi sono orecchini di Ana Luisa e con questo look stanno davvero davvero benissimo. Quelli che indosso adesso si chiamano mismatch perché sono appunto asimmetrici, quindi uno è più tondo, l'altro un pochino più allungato, hanno questa forma un po' irregolare che mi piace davvero tantissimo. Si chiamano mismatch sekai, immagino, che è una parola in giapponese che significa il mondo. L'altro paio è anche molto molto bello, un pochino più grande e più appariscente, diciamo. Anche questi molto belli, con questa forma un po' irregolare. E questi qui sono orecchini placcati in oro, quindi oro 14 carati, e il prezzo è più alto rispetto agli orecchini che magari compro di solito, ma rispetto a luxury brand hanno dei prezzi più economici rispetto ad orecchini normali. Ovviamente durano di più, si rovinano di meno. Vedere poi sul sito tutta la loro varia tabella dei prezzi vi fanno vedere come collaborando con artigiani e collaborando con designer all'interno del progetto possono mantenere i prezzi abbastanza bassi. Molti dei prodotti sono placcati in oro 14 carati e sono handcrafted, quindi realizzati comunque a mano, e hanno anche una garanzia di un anno, quindi super super top. C'è proprio tutto un pacchetto completo, anche il pacchetto con cui arrivano è super bello. Vi metterò una foto magari delle storie che ho fatto su Instagram quando mi sono arrivati, davvero bellissimo, c'è proprio un'esperienza diversa. È molto luxury, però a un prezzo che non è completamente luxury, diciamo. È una cosa che può essere ottima per un regalo, per un'occasione speciale magari. E mi hanno dato anche un codice sconto per avere 10 euro di sconto. Quindi se siete dell'idea che vi piacciono i gioielli magari un pochino più costosi perché durano di più, vi piace spendere un pochino, avete anche 10 euro di sconto, che comunque non sono male. Potete anche fare un test per capire un po' qual è il vostro stile e farvi consigliare dei pezzi piuttosto che altri. Quindi direi di iniziare subito con questo video. Io spero tanto che vi piaccia, mi sono divertita molto. All'inizio ero un po' preoccupata, però il risultato finale, come vedete, è Bronze Bombshell, e quindi se volete capire come l'ho realizzato vi consiglio di continuare a vedere il video per capire anche quali prodotti costosi vi consiglio e quali valgono davvero la pena di essere acquistati. Dalle sopracciglia vi ho fatto vedere come ho utilizzato i prodotti di Anastasia Beverly Hills. Ho utilizzato per prima cosa il Clear Brow Gel, quindi sono andata a passare super velocemente con il brow gel trasparente di Anastasia Beverly Hills. Poi successivamente ho utilizzato la Brow Pomade nella shade Taupe, che è abbastanza chiara, va giusto a darmi una leggera ombreggiatura sulle sopracciglia per definirle leggermente e non scurirle troppo. Non ho utilizzato invece Ebony, che è il colore che utilizzo di solito, perché adesso volevo un effetto più simile alla parrucca che indosso oggi.
e per matchare il colore ancora meglio e non rendere le sopracciglia troppo fredde, ho deciso di applicare un po' del brow powder nella shade Auburn, che è quella un pochino più rossiccia. Alla fine ho settato il tutto ancora una volta con il nuovo brow gel colorato invece, che è nella shade Soft Brown. Quindi questo è l'effetto delle sopracciglia finali, quindi direi che adesso possiamo assolutamente continuare con il resto del viso e continuiamo quindi con il priming e tutte le altre cose. E qua di lato la tabellina con i prodotti e quanto costano, e poi alla fine del video vi farò sapere se valgono davvero la pena oppure no. Ho applicato prima di iniziare il video il Brazilian Kiss Cupuacu Lip Butter, burro cacao gigante con un profumo davvero davvero delizioso. Il prezzo è molto più alto rispetto a un burro cacao che, diciamo, magari le persone normali comprano, anche se non è un prodotto luxury, quindi super super costoso, però alcuni di questi prodotti saranno appunto più costosi rispetto alla norma, rispetto a quello che per esempio sono abituata a comprare anch'io. Ho utilizzato il Becca Anti Fatigue Under Eye Primer, questo qui, e dà una sensazione di freschezza sotto gli occhi che mi ero dimenticata perché non lo uso da un po', ed è ovviamente un prodotto molto costoso che io non reputo assolutamente necessario, ma ovviamente essendo questo un video dove provo prodotti costosi, volevo inserirlo per farvi sapere che cosa ne penso. La sensazione sotto gli occhi è molto piacevole, però è una cosa un pochino in più, un plus diciamo. Per quanto riguarda il primer, ho due primer oggi che ho portato, il Fenty Beauty Pro Filter che ho comprato e non so bene perché ho usato tipo due o tre volte, e poi il Farsale Skin Dune Blur, che invece è il primer che sto utilizzando da due o tre settimane ormai e mi piace molto, però il costo è davvero davvero molto elevato. Vado ad utilizzare, visto che non lo utilizzo da tanto, il Pro Filter di Fenty Beauty, uno dei pochi prodotti di Fenty Beauty che posseggo tra l'altro, e l'ho comprato perché avevo una sensazione buona sulla pelle. Per quanto riguarda il fondotinta ne ho portati due, però ho deciso ora che utilizzerò questo e essendo io molto poraccia non ho molti fondotinta costosi, non ho mai comprato un fondotinta costoso io, campioncino da vera poraccia quale sono, del Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation nella colorazione nude, che spero mi matchi abbastanza bene, e è un fondotinta opaco, sono tutti e due fondotinta opachi. Avrei preferito per il look che avevo in mente oggi qualcosa di più luminoso, però purtroppo non ho niente di costoso e luminoso. Ok, ho applicato tutto il fondotinta e il colore non è un match perfetto perché è un pochino più scuro e mi sembra anche un pochino più neutro rispetto alla mia pelle. Comunque si asciuga subito con un effetto opaco e si chiama appunto Liquid Powder. Tra l'altro l'altro campioncino che avevo si è seccato completamente perché era un pochino aperto, e quindi mi dà proprio la sensazione che questo fondotinta si asciughi proprio a una polvere, diciamo, se possiamo definirlo così. Quindi è molto opaco, però il finish non è pesante e non è troppo... cioè, mi sento un pochino opaca, un po' come nello scorso video statua di cipria, però con una sensazione sulla pelle che non è fastidiosa e non è troppo gnocca, diciamo. Ovviamente non ho ancora applicato correttore né cipria e adesso andiamo a farlo subito, però per adesso la sensazione non è per niente male e ho un glitter qui che non so come farò a togliere. Direi di passare adesso al correttore, e purtroppo per il correttore non avevo correttori così tanto costosi se non questi di Huda, e anche questi sono super matte e abbastanza full coverage. Questo correttore mi piace molto, è un prodotto abbastanza pesante, quindi magari se avete tante rughe sotto gli occhi, se vi piace il make up, no make up, non penso sia adatto a voi. Io personalmente, dopo averlo provato così, lo comprerei, è un prodotto che mi piace. Sono andata a mixare due shade perché non riesco a trovare una shade sola che possa andare bene per il mio incarnato, quindi una abbastanza chiara e, oddio santo, è già un fail allucinante perché il fondotinta che c'è sotto
non si sposta e quindi non fa sfumare il correttore e quindi ho una riga di correttore. No, no, vi prego. Provo a applicare il correttore direttamente dalla spugnetta in modo che sia già abbastanza sfumato quando poi vado ad applicarlo su. Ed è un pochino meglio, in effetti. Applico un pochino più di correttore. Io non volevo essere troppo full coverage per questo make-up e aiuto. Comunque, come vi dicevo appunto, questo correttore mi piace molto e io lo comprerei, però è per un effetto particolare, un effetto full coverage e opaco. E la cipria che utilizzo di solito con questo è sempre quella di Huda Beauty, ma per non provare sempre le stesse cose, visto che quella cipria la uso praticamente sempre, ho portato invece due ciprie diverse. Come cipria sono andata ad utilizzare questa qui, quindi di Marc Jacobs, che è la Coconut Setting Powder. E ho fatto un po' di quello che sembra baking, ma vado a tirarlo via subito. L'effetto sulla pelle da qui non sembra male. Adesso voglio vedere un po' più da vicino. Comunque, mentre l'applicavo, avevo una buona sensazione sulla pelle, quindi spero che non mi abbia fatta sembrare troppo cakey. Ok, sono abbastanza piallata, direi, forse fin troppo, e vorrei riacquistare un po' di forme e volumi nel mio viso, quindi vado ad utilizzare un po' di prodotti per il bronzing, blush e un po' poi di illuminante. Parto subito con il bronzing e vado ad utilizzare un bronzer di Anastasia, questo qui è Saddle. È un bronzer che ho utilizzato moltissimo, secondo me è uno di quei prodotti per cui vale la pena, perché appunto l'ho provato molto e vi posso dire che è molto molto bello. Ovviamente se avete i soldi da spendere per un bronzer high cost. Alcuni dei pennelli che utilizzo sono un po' più costosi, ma la maggior parte, oddio, ne ho applicato troppo, aiuto, ma la maggior parte, come saprete, sono pennelli poco costosi di Jessup o varie altre cose che non sono high cost e non costano tanto. Wow, sono leggermente scura oggi. Per quanto riguarda il blush, invece, ho questo nuovo prodotto che mi è stato dato qualche giorno fa, sempre di Anastasia, e ho sempre voluto provare i blush di Anastasia. E questo qui è il blush trio nel colore Pool Party. Utilizzo questa shade qua, più che altro, che è quella che mi piace di più tra le tre, ed è molto molto carino, lo utilizzo da tipo 2 giorni, questa forse è la seconda volta che lo uso, quindi non so dirvi per quanto riguarda la longevità, come performa, eccetera eccetera, però è molto bello. È ovvio anche qui che se dovete chiedere a me, magari vado a comprare un blush da Essence, ecco. Se devo fare una considerazione, first impression, per quanto riguarda la formula, mi piace, non ha problemi. Ora voglio andare ad utilizzare un altro prodotto di Hourglass, perché, come sapete, i prodotti di Hourglass sono molto costosi, e questa è l'Ambient Lighting Powder in Dim Light, uno dei prodotti base di Hourglass, l'Ambient Lighting, ed è una polvere luminosa per il viso che può essere utilizzata come illuminante se volete un effetto molto molto naturale. Io andrò ad utilizzarla con questo pennello qui, sperando che non sia troppo sporco, questo qui di Nabla, ad applicarla nei punti alti per cercare di dare un po' più di luminosità al mio viso, ma una luminosità che appunto, come potete vedere, non è troppo eccessiva, non è quella di un illuminante, ma quella più che altro di una cipria luminosa. Quindi per esempio posso andare ad applicarla qua in mezzo alla fronte senza avere troppi problemi e va a dare un po' quella luminosità. L'ho provata qualche volta, non penso la comprerei mai, non penso comprerei mai un prodotto del genere, perché se voglio un effetto così utilizzo un fondo luminoso. Mi sembra uno step in più che di solito non faccio, una polvere in più. Comprerei un altro prodotto di Hourglass della linea Ambient Lighting, non qualcosa del genere, ecco, magari o qualcosa di più luminoso o magari un blush di quelli con l'effetto un po' marble. Però è molto bello l'effetto sulla pelle adesso, sembra tornata da una vacanza. C'è un po' di casino, ma io parlo comunque, parlo un pochino a voce più alta, e adesso vado ad utilizzare l'Urban Decay All Nighter, che è appunto lo spray di Urban Decay. Questo è super super conosciuto, mi piace, ed è l'unico che
ha delle proprietà che fanno davvero rimanere il trucco dopo, piuttosto che per esempio quelli di Pixi, che mi piacciono un sacco, ma quelli aiutano di più a sciogliere il trucco, renderlo più luminoso. Questo invece lo fa rimanere di più. Magari non è adatto tantissimo a una pelle secca, cerco di tirare via un po' l'effetto ciprioso e tanto opaco, vediamo se si riesce. Di update sulla pelle, mi piace molto l'effetto. Per quanto riguarda gli occhi, ho due palette, una davvero davvero high cost, che vorrei quindi utilizzare perché la reputo una palette magari un po' più come una chimera, qualcosa di lontano che decisamente non tutti possono permettersi e che non tutti vanno a comprare, mentre invece l'altra, essendo una palette comunque costosa, è una di quelle palette che ha fatto un boom allucinante e praticamente tutti hanno avuto nella loro vita. Io non l'ho mai comprata, essendo appunto poraccia sin dall'inizio. Sto parlando della Marc Jacobs, una delle palettine, questa qui è la Scandalous, che ha all'interno 7 colori, vi metto il prezzo qua di lato, comunque ovviamente è decisamente costosa e quindi volevo appunto testarla con voi meglio perché da un bel po' che non la utilizzo. E l'altra invece è la Naked, ma la Naked Reloaded, quindi la Naked 1 rifatta, diciamo, con un look nuovo. E appunto la Naked è stata una palette che più o meno tutti hanno avuto o provato nella loro vita, e per questo la reputo una palette sì costosa, però ha più colori innanzitutto di quella di Marc Jacobs, e poi la vedo come una cosa che comunque una di quelle palette, uno di quei prodotti high cost per cui la gente ha sempre speso soldi. Ok, direi di iniziare subito, vi faccio subito vedere che cosa ho fatto per realizzare questo look. Per prima cosa sono andata con la Scandalous di Marc Jacobs, ho applicato That's Why, che è anche questo un colore opaco, e nel pen sembra un senape abbastanza caldo, però in realtà quando poi andate ad applicarlo è un pochino più freddo. Poi successivamente nella palette, come altro colore opaco che si può utilizzare per scurire, c'è Little Miss ed è un marrone scuro. Mannaggia, questi ombretti hanno una formula davvero super super morbida. E ho utilizzato un pennellino piccolino, il Lash Line Smudger di Nabla. Super super bello questo pennello, un po' più costoso rispetto a quelli di Jessup, ma davvero davvero molto validi i pennelli di Nabla. Poi successivamente, sempre con il pennello che avevamo utilizzato prima per la parte inferiore, sono andata a utilizzare invece un colore dalla Naked Reloaded, che è Boundaries. Vi farò vedere anche degli swatch di comparazione magari qui di fianco, perché molti colori sono simili. Per dare un pochino più di luminosità sono andata ad utilizzare un altro colore dalla Naked Reloaded, e questo qui è Burn. Quindi ora quello che andrò a fare sarà applicare il mascara e piegare le ciglia. Come piegaciglia, questo qui è quello di Mulac e mi piace molto. Se volete un piegaciglia super costoso, perché volete provarne uno super costoso, quello di Shu & Murami. E vado ad utilizzare come mascara l'Hourglass Cushion Mascara. Non riesco a dire il nome in inglese e poi dire mascara, è strano, quindi perdonatemi gli accenti diversi. E è da un po' che lo utilizzo questo mascara e mi piace davvero molto. Mi piace il fatto che duri durante la giornata e in questo periodo non ho delle ciglia fantastiche, devo ammetterlo, però vedo appunto che durante tutta la giornata rimangono uguali e non si ammosciano come succede praticamente sempre a me. Quindi è ottimo, mi piace molto, e però è davvero davvero costoso. Il packaging secondo me fa anche quello la sua figura, perché è davvero molto bello, molto curato e di un materiale che sicuramente non è cheap. Quindi sono super felice di poter anche applicare delle ciglia abbastanza naturali e però costose, e queste qui sono quelle di Huda Beauty, sono le nuove Jacqueline, non le ho mai provate quindi non so se sono buone, però devo ammettere che le ciglia di Huda Beauty, quelle con l'effetto più naturale, mi piacciono. Queste hanno una banda che non sembra spessissima, però sinceramente neanche così leggera come altre che avevo provato, quindi
le applico e vi dico subito che cosa ne penso. Eccoci qua con tutti e due gli occhi completi, queste ciglia finte che sono molto belle e come le ciglia finte naturali di Huda Beauty mi piacciono, quelle invece con la banda più larga, con più pesanti non mi piacciono, non sono confortevoli per niente, però queste qui sono carine e ci sono un po' di altri stili di quelli naturali che mi piacciono di Huda. Poi ho anche l'Huda Beauty 3D Highlight Palette, questa qui è nella colorazione, dove è scritto? Golden Sands Edition, e penso che andrò ad utilizzare questo colore qui, Seychelles, e non ne voglio applicare tanto, quindi vado ad utilizzare un pennellino di Nabla Highlighter Brush, questo qui era della collezione limitata dell'anno scorso, però c'è comunque anche nella collezione nuova. Non voglio quell'effetto troppo evidente per questo look, voglio qualcosa che sia un pochino più diffuso, vedete? Poi alla fine farò un'altra passata di setting spray per amalgamare il tutto ancora meglio insieme. Comunque adoro questa base, adoro il viso di oggi, è super flawless, super preciso, cioè proprio mi piace molto. Direi quindi di passare alle labbra. E sono belle idratate grazie al burro cacao che ho applicato prima. E adesso avevo due opzioni, però questa mi sembra quella super luxury, super costosa, ed è il rossetto di Hourglass. Hanno fatto questi rossettini qui super super belli, con questo packaging pesante, luxury, proprio si vede che è costoso, ed è un packaging che tra l'altro poi si può andare a cambiare. Questi sono i refill e questo, il colore che andrò a utilizzare io si chiama I Woke Up. Voglio andare ad applicarne un pochino, ho lasciato un po' di burro cacao perché volevo un effetto un pochino più idratato, per avere un po' quell'effetto di My Lips But Better. E grazie al burro cacao sotto è molto semplice sfumarlo. È molto chiaro, cioè molto rosa. Mi piace molto l'effetto luminoso che viene dato anche dal burro cacao che è sotto. Molto molto bello, ma davvero davvero costoso. Avrete visto il prezzo, è... Però questo è il viso completo e devo ammettere che sono shook, perché non saprei che cos'altro dire in questo momento. Mi piace davvero tantissimo l'effetto di tutti questi prodotti e mi sento, cioè guardandomi, mi sento, non dico ricca, però si vede che i prodotti che ho utilizzato sono costosi, non so perché, ma mi sento proprio costosa. Sono davvero molto grata del fatto che grazie a Instagram, grazie a YouTube, ho la possibilità di provare questi prodotti, perché personalmente io non andai mai a comprare tutte queste cose, perché molti di questi prodotti sono davvero davvero molto costosi, come avrete visto, e quindi con questo video non voglio buttare qui tutti questi prodotti, farveli vedere e vantarmene, ma anzi volevo appunto testarli e vedere se c'è davvero differenza, se questi prodotti, quali di questi prodotti valgono davvero tutti questi soldi. Devo ammettere che la differenza si vede nel make-up, a parte per quanto riguarda quella storia con il correttore. Probabilmente con questo fondotinta bisogna utilizzare un correttore diverso, ma il fondotinta è davvero perfetto sulla pelle e questo mi fa venire voglia di andare a comprarlo, aiuto! Perché ha questo effetto opaco, ma non è pesante, non è andato nelle lineette, cioè zero proprio. C'è questo effetto, poi il bronzer che ho usato, forse sono andata un po' forte con il bronzer, ma mi piace un sacco l'effetto che ha dato, l'effetto del blush, la cipria, l'illuminante di Huda come l'ho applicato con il pennello di Nabla, gli ombretti, ragazzi, gli ombretti si sfumano come burro. Questi ombretti di Marc Jacobs sono incredibili, davvero. Sollevano tanta polvere, vi consiglio, se siete alle prime armi e volete utilizzare questa palette, di utilizzare una mano un pochino più leggera, perché sono davvero, davvero molto, molto intensi. Anche questa è una valida palette, soprattutto rispetto alla Naked 1, la trovo molto, molto più completa e perfetta assolutamente per tutti i giorni. Questa è una palette che vedo per il consumatore medio. Ricordo anche del link che vi ho messo per gli orecchini di
Anna Luisa e sono davvero bellissimi, anche questi un pochino più luxury rispetto alle cose a cui sono abituata io, ma sono davvero davvero super super belli e mi piace anche il lavoro che c'è dietro, diciamo, è diverso rispetto ad orecchini che magari comprate a pochi euro, e quindi vi lascio qua sotto il link per avere 10 euro di sconto. E niente ragazzi, quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se non avete i soldi per comprare questi prodotti non vi preoccupate, sapete che faccio sempre video con prodotti poco costosi e come potete vedere anche quelli sono validi. È ovvio che se volete magari investire i vostri soldi in qualche prodotto buono, alcuni di questi prodotti come avete visto hanno lavorato davvero davvero bene, quindi in base alle vostre esigenze, al prodotto che magari utilizzate di più, ragionate bene, fate ricerca, molto importante, fate ricerca sui prodotti che volete acquistare, non affidatevi a una sola persona ma a diverse persone e alle persone che hanno le vostre stesse caratteristiche, spendete i soldi ma in maniera intelligente. Questa è... appunto il pensiero filosofico del video di oggi, e quindi niente, noi ci lasciamo e ci vediamo nel prossimo video.